Salve ragazzi, eccomi qui, Mino Caprio che si è bardato come bisogna in effetti bardarsi, guanti in lattice, mascherina e amuchina a portata di mano. Allora, cerchiamo di pensare più che a noi stessi, agli altri, in che modo stando a casa. Stiamo a casa, ci rilassiamo. E per evitare le buche più amare, sì, viaggiare, nel senso che non dobbiamo uscire, ecco, non dobbiamo uscire e ce ne stiamo a casa, per proteggere non solo noi stessi, ma tutti gli altri. Dice, ma a casa che fai? Cioè, a casa ci sono tante cose da fare. Ecco, per esempio, c'è da vedere dei film, eh? Perché? Tanti film bellissimi, delle serie stupende, doppiate da voci fantastiche, che sono quelle dei miei colleghi. Io sarò il 1752esimo attore doppiatore, perché non conto niente, ma i miei colleghi sì, i miei colleghi sono bravissimi. Allora, stiamo a casa, non usciamo per un periodo insomma abbastanza corposo e poi ci diranno loro mediaticamente le autorità competenti quando potremo tornare ad uscire e a rivedere le stelle. Per il momento le stelle si possono comunque vedere, sì, stando a casa. Ecco, immaginate che stiamo a casa e vediamo le stelle. E poi se non volete credere a me, credete perlomeno a Peter Griffin. Lui pure sta a casa, sta sempre a casa, sul divano, tra una flatulenza e l'altra. Stiamo a casa, eh? Ciao, ciao ragazzi.